Uh, in the middle here. Hi there, Antonio. Um, can you give us your thoughts on the performance and also, in particular, the two young midfielders? Matt, uh, about the two midfielders, I think that I'm uh, um, really, really happy. I'm really happy for, uh, for the performance um, from Skippy and uh, Papesar. Uh, honestly, to play in this way uh, in uh, Champions League uh, and uh, um, to play in uh, San Siro with this atmosphere, I think it was uh, uh, normally is tough for uh, for important players. And uh, um, they they played a really a really good game, and I'm, re I'm really happy. Uh, this type of performance makes me more relaxed. Because uh, for the future, because uh, yeah, we have to, to consider that uh, uh, we could finish the the season with only three midfielders, and uh, Pape Skippy, and uh, Pierre Aubierk, and uh, to have this type of performance makes me more relaxed because I know that I can count about these two players 100%, and um, I'm really happy for, for them about the performance. I think it was a, a, a battle and from the start until the end. I think uh, played, uh, we played uh, um, the both team uh, a game with, uh, with high intensity, with a lot of pressure. It was difficult to play for us, it was difficult to play for them. Uh, it was a pity to to consider a goal after uh, five minutes because I think that in this uh, specific situation uh, we could do much better. Um, yeah, and then, uh, then we tried. We tried. And uh, when you play against Milan, you have to pay attention when you attack um, to prevent to prevent the counter attack because they have uh, players like Leao also Teor thats that uh, a point of reference like Giroud, that uh, if they have space, uh, they can kill you. Um, now, yeah, we are talking about uh, the first game. You know. Per la qualificazione uh, ci uh, sono due partite, sure spero, ma uh, sono sicuro che nella seconda partita, uh, nel nostro stadio, lo stadio di Tottenham, so che uh, uh, i nostri tifosi creeranno un'atmosfera importante per spingerci e superare l'ostacolo di Milano. Buonasera Conte. Buonasera. Uh, ho sentito che ha risposto in parte ai colleghi in inglesi e in italiano. È un risultato comunque, una sconfitta di misura che lascia comunque aperto ovviamente ogni discorso nei prossimi 90 minuti in casa vostra e le chiedo però ecco, se era un po' la prestazione che si aspettava da parte eh, dei suoi ragazzi. Ma guarda, eh, per quello che riguarda la prestazione io penso che i ragazzi eh, ci abbiano messo impegno, volontà abbia, ci abbiano messo voglia, determinazione eh, è inevitabile che... Ehm, Andare sotto 1-0 dopo 5 minuti, la partita si è messa tra virgolette, un po' in discesa per il Milan perché eh, poteva fare il tipo di partita che saltava le caratteristiche no, del Milan: quello di uh, se ha spazio ha uh, delle ripartenze micidiali, con, con dei giocatori come ho detto prima, Leao, Teo Hernandez, e con un punto di riferimento come Giroux, che quando lanci la palla ne lanci 199, te le tiene. Che ti, ti allunga la squadra, no? quindi, da quel punto di vista mh, non, non, non sono deluso sulla, sulla performance. Poi, mh, se, mh, se mi chiedi, io penso che mh, alcuni giocatori eh, hanno bisogno di trovare un po' di, più, di, più di fiducia, un po' più di fiducia, soprattutto. Nel reparto avanzato, no eh, dai che ha bisogno di trovare quella fiducia che un pochettino ha perso nel saltare l'uomo, nel creare situazioni. Lo stesso per sogni però c'è stato grande impegno, grande volontà. Eh, il compito eh, mio è di eh, in questo momento di eh, dimostrare ai miei calciatori che ho grande fiducia in loro, che li aspetto. Eh, è inevitabile ecco, che dobbiamo cercare di. Um, di migliorare sicuramente, di migliorare e prepararci poi per il campionato, per la Premier League, per l'FK e poi per la seconda partita di Champions Got del Milan. Ciao Antonio. Ciao. Senti, tra le tue caratteristiche eh, lo riconoscono tutti, c'è cioè quella che riesci a telecomandare un po la squadra durante la partita, cosa che per i noti motivi non sta avvenendo forse eh, nell'ultimo ulti, nell periodo. Ha bisogno il Tottenham di ritrovare Conte in piena forma anche per la partita di ritorno? No, quello sicuramente, anche se mh, ti dico onestamente rispetto al, alla partita precedente, la partita precedente ero completamente out, perché non potevo. Eh, cioè, mh, dopo solo otto giorni di operazione mh, il dottore mi aveva vietato, c'era ecco, cioè, il rischio comunque di, di creare dei, dei, dei problemi e quindi nella partita precedente... C'è stato Cristian che è stato bravo comunque a cercare di, di trasferire un po' le idee. Oggi, eh, aiutato anche da una specie di... <ride> di una, non, non pancera, ma di una, di una struttura che, che mi contenesse bene, sono riuscito comunque a, a interagire meglio rispetto all'altra partita, non al 100%, però ecco, sicuramente la prossima partita... Contro il West Ham in casa sarò al 100% e, e, e cercherò di dare il, il mio contributo come, come sempre. Ecco. Buonasera, Mister. Buonasera. Dato che poi inevitabilmente non abbiamo tutte queste grandi occasioni con lei, lei stasera è tornato a San Siro, è tornato in Italia. Le chiedo che, che cosa le ha provocato eh, tornare qui e se in un futuro. Che non è per forza l'anno prossimo, ma in un futuro eh, l'Italia è ancora un, un posto per Antonio Conte. Ma, ma guarda, eh, mh, sicuramente tornare a San Siro, ma tornare a San Siro, giocare a San Siro, sia come calciatore o da allenatore, io penso che sia qualcosa di, eh, di, di unico. Oh, considero oh, San Siro oh, uno stadio. Oh, storico, bellissimo eh, e quindi poi così gremito, quello che mi ha fatto piacere è vedere comunque eh, che sia il Milan che l'Inter, eh, gli spalti sono sempre gremiti in ogni, in ogni partita, si è, si è riacceso l'entusiasmo a Milano da questo punto di vista e questo sicuramente mi fa piacere, mi fa piacere per, per le due tifoserie è inevitabile che oggi l'atmosfera era... Uh, contraria no? a noi giustamente e, um, si sono fatti sentire in maniera anche importante mi auguro che accada lo stesso ma sono sicuro che accadrà lo stesso anche quando noi giocheremo in, in casa e poi sai um, benissimo eh, non, uh, eh, um, cerco di, di, di vivere il presente guarda, quest'anno sono successe tantissime cose che preferisco per il presente vivere il presente non pensare troppo al futuro però sapete benissimo che da italiano, da commissario tex, ex commissario tecnico dell'Italia, uh, cioè l'Italia uh, è nel mio cuore rimarrà sempre nel mio cuore, quindi per me non, non ci sarà mai eh, problema, ecco, non. Um, un giorno tornare ecco. Fino uno, Tom, please. Hi Antonio. Antonio, you mentioned that you. May have to have the rest of the season with just three midfielders. So does that mean that Yves you're expecting Eve Bissouma to be out for the rest of the season? And what did you like particularly about Skip and Sars' performance tonight? Yeah, but about about Bisuma and uh, he had uh, a stress fracture in his ankle. And uh, <laughs> when happened this type of situation, uh, you never know uh, how much. Uh, how long time he needed to, to, to recover and uh, uh, yeah in, uh, in my mind in this moment uh, uh, there is uh, um, yet yeah, to try to to consider three midfielders and uh, to have this type of performance from Skippy and uh, and Papesar uh, make me happy because. Uh, mm, uh, I have seen a lot of improvement of these players, and uh, it means that we are working very well with them. They are improving, and uh, for sure uh, they will be the future for Tottenham. But at the same time, now they are the present, and uh, I have to consider uh, consider them uh, important player. And uh, with pierre Aubier, Um yeah, we have only three midfielders, uh, and the finger crossed, no injuries in, uh, uh, for the rest of the season. And then uh, we hope to, to recover uh, before the end of the season, bisuma. Uh, but, uh, you know, about this situation, uh, I'm not sure uh, which is the, the future if uh, he's able to recover for this season. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Buonasera a tutti. Grazie.